Buongiorno e benvenuti a tutti. Tutti noi, assolutamente tutti noi, abbiamo già guardato cartoni animati e al di là del divertimento procurato, non è raro che a volte ci lascino perplessi. Ecco perché oggi ti invito a metterti comodo perché ci interessiamo dei 10 segreti dei cartoni animati finalmente rivelati. Quattro dita. Se sei un ottimo osservatore, forse hai notato che molti personaggi dei tuoi cartoni animati preferiti hanno solo quattro dita. In alcuni casi, come in Le Super Chicche, addirittura non hanno dita del tutto. Questo numero di dita non è un errore o la dimenticanza di un disegnatore sbadato, ma proprio una volontà della marca che si giustifica per numerosi motivi. Secondo Walt Disney stesso, aveva iniziato a disegnare Mickey Mouse con quattro dita perché trovava che sembrasse più artistico. Altro motivo, ancora più importante dell'estetica, questi disegni sono stati fatti così per motivi economici. Effettivamente, quando i cartoni animati erano fatti manualmente, questo consentiva di risparmiare tempo di lavoro e di conseguenza il denaro degli studi. Un dito in meno può sembrare irrisorio, solo che in questi casi, in cui il cortometraggio animato veniva realizzato in base a disegni, toglierlo poteva far risparmiare più di un mese di lavoro. Attualmente, alcuni disegnatori continuano a fare ciò, ma solo per pura tradizione. I guanti bianchi. Come le quattro dita, nel 1929 era molto più pratico disegnare guanti bianchi ai personaggi invece di dover dettagliare le loro mani. Tuttavia non era l'unica ragione, infatti a quei tempi i personaggi erano disegnati in bianco e nero e quei guanti servivano anche a poter distinguere le estremità del corpo. D'altro canto Disney stesso dichiarò che quel dettaglio dava un aspetto molto più umano al personaggio. Questo trucco risultò talmente riuscito che più tardi altre compagnie come Warner e Universal se ne servirono nei propri cartoni animati. I Simpson. Questa famiglia gialla senza uguali ha divertito milioni di fan per circa 30 anni e durante tutto questo tempo ha anche incuriosito numerose persone con alcuni segreti che non sono ancora stati rivelati. Ad esempio, chi era Mr. X? Ma ancora, ti sei già chiesto dove si trova Springfield? In tutto l'arco della storia, i creatori hanno giocato con la posizione di questa città e benché all'inizio venne detto che poteva trattarsi di qualsiasi località degli Stati Uniti, Matt Groening rivelò nel 2012 che la città del cartone animato era essenzialmente basata su una città dallo stesso nome situata nell'Oregon negli Stati Uniti e a qualche altra presa un po' ovunque nel mondo. Il denaro di Paperone. Sono certo di non essere l'unico a chiedersi quanto denaro possiede il papero più ricco dei cartoni animati. Soltanto vedendo le sue casseforti piene d'oro e di banconote pensi a soldi, soldi, soldi. Più seriamente, secondo la rivista Forbes, questo personaggio è uno dei più ricchi del mondo. Ebbene sì, in realtà possiede una fortuna di 44 miliardi di dollari. Per farti avere un'idea, è quasi la cifra che possiede Bernard Arnault, ricchissimo uomo d'affari francese e undicesima fortuna mondiale nel 2017. Un'altra cosa che pochissime persone sanno è che Paperon de Paperoni, bambino, lustrava le scarpe. Ora è il capo di alcune delle maggiori compagnie minerarie nel mondo. Geniale, vero? Nanni. Dopo il successo dei Muppets, Jim Henson decise di lanciare nell'84 la serie animata dei Muppets Babies, la quale raccontava la vita dei personaggi quando erano piccoli. Se sei giovanissimo non l'avrai vista di sicuro, ma se hai già 30 anni o più e guardavi Nickelodeon da più giovane, sono sicuro che ti ricordi persino di Nanny, la grande donna che era incaricata di occuparsi di loro. Però tutto ciò che potevano vedere di lei erano le sue calze a righe, la sua gonna rosa, le sue scarpe da tennis viola e a volte un maglione abbinato. Come spesso con gli umani integrati nei cartoni animati, la vedevamo soltanto dai piedi fino alle spalle. A dire il vero, ciò mi ha sempre incuriosito, ma per fortuna il suo viso venne finalmente svelato qualche anno fa e in definitiva, per essere sincero, preferisco conservare il ricordo del suo personaggio misterioso. La maestra di Charlie Brown. Peanuts è un altro cartone animato classico che ha lanciato nel dubbio molti fan. Ciò che li incuriosisce, tra l'altro, è il suono strano che faceva la maestra quando parlava. A lungo si è pensato che fosse dovuto a riduzioni dei costi da parte della produzione che non poteva spendere per l'assunzione di una voce ulteriore, ma in realtà non aveva nulla a che vedere con questo. È semplicemente la trascrizione del modo in cui Charlie Brown e i suoi amici percepivano la sua voce. È come quando qualcuno ti parla mentre pensi a qualcos'altro. Per esempio, quando sei a lezione e il tuo professore parla, senti solo dire bla 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 bla. Ecco, ora sai perché a volte pensi che i tuoi professori facciano suoni strani quando ti fanno lezione. Cat Dog.
Conosci per forza Cat Dog? C'è soltanto una domanda che ci siamo tutti posti guardando questo cartone animato: da dove diavolo Cat Dog fa la pupù? Per rispondere a questa domanda estremamente inquietante, una trasmissione televisiva ha elaborato tre teorie che potrebbero in assoluto essere tutte quante convincenti l'una più dell'altra. La prima è il rigurgito. Sì, sembra abbastanza disgustoso, ma è anche abbastanza palese visto che in tutto l'arco della serie abbiamo potuto vedere il cane sputare palle di pelo di gatto o come bevono l'acqua. Insomma, ciò che entra dalla bocca dell'uno esce da quell'altro, strano. La seconda teoria è quella dello zero rifiuti e sinceramente è quella che mi convince meno. Ci spiegano che Cat Dog non ha bisogno di digerire ciò che mangia, vale a dire, sempre secondo questa teoria, che tutto il cibo che entra è molto semplicemente assorbito dall'organismo. Sospetto. Per quanto riguarda la terza teoria, e non quella meno importante, è che entrambi hanno orifizi indipendenti da cui farebbero i loro bisogni. Questa ipotesi si appoggia prevalentemente sul fatto che avevano bagni separati, surrealista. Ma se questa è la verità, una cosa è certa: non voglio sapere dove si trovano i loro fori. Il nome dell'uomo dei fumetti nei Simpson. L'uomo dei fumetti, tutti lo chiamano in questo modo a Springfield, anche nei titoli di coda della serie animata, finché veniamo a sapere il suo vero nome nell'episodio Homer and Ned's Hailey Mary Pass. Bene, tutti continuano a chiamarlo l'uomo dei fumetti, ma se vai a fare un giro al suo negozio, digli ciao Jeff Albertson, gli farà piacere. La società segreta A113. Stai attento alle immagini seguenti, puoi vedere apparire un dettaglio in ognuno di questi film. Saranno solo le persone più attente tra voi a riuscire a vedere una lettera curiosa, accompagnata da un numero. Non preoccuparti, perché persino noi abbiamo fatto fatica a rendercene conto. Il simbolo misterioso A113 appare nei film più famosi, tra cui le scene che ti abbiamo appena mostrato. Gli spettatori più perspicaci hanno scoperto questo fatto e in poco tempo vennero fuori delle teorie cospiratrici riguardo a messaggi subliminali nei cartoni animati. Tuttavia gli animatori hanno rivelato il segreto. A113 è il numero di un'aula al California Institute of Arts, in cui numerosi animatori andavano a lezione. In quella stanza molti specialisti di Hollywood ricevettero le prime nozioni sulla concezione grafica e l'animazione dei personaggi. Così, se vedi apparire discretamente questo segno, ora puoi essere sicuro che un animatore della Disney provenga dal California Institute of Arts. Puoi persino trovarlo in film come Hunger Games o Star Wars. Un'evidenza nascosta. Attenzione, è il momento di stare ben attenti, quindi lascia da parte ciò che stai mangiando e preparati a mettere il video in pausa e non mancare nessun dettaglio. Come te ne sei già reso conto, i vari film della Disney hanno riferimenti diversi tra loro, benché tu non li abbia sicuramente visti tutti. Ogni film d'animazione si riferisce a un altro, in modo che guardi anche quello. Stiamo per provare a risolvere questa vicenda iniziando da uno dei film più recenti, Alla ricerca di Dory. Tra i bambini, che si trovano nell'acquario, possiamo vedere un viso molto familiare. Si tratta di Riley, l'eroina di Inside Out. Ora, vediamo cosa hanno nascosto i progettisti del film sulle emozioni. In uno dei ricordi dell'eroina possiamo vedere una statua di un dinosauro identica a Silvano lo sciamano, uno dei personaggi del film di Il viaggio di Arlo. Un altro personaggio di questo film, il dinosauro Arlo, può essere visto tra i giocattoli di Monsters & Co., mentre il tenero eroe spaventoso di questo film può essere avvistato su uno dei quadri della casa della vecchia strega in Rebelled Brave. Guarda com'è incantevole. Nello stesso tempo, un razzo della famiglia reale appare nel film Cars, mentre possiamo vedere una copia di Flash McQueen in Toy Story 3. Sono soltanto alcune coincidenze, quindi se avevi voglia di rivedere uno di questi film, è il momento giusto. Forse ne troverai qualcuno che non abbiamo visto. In ogni caso, se è così, diccelo nei commenti. Il matrimonio di Topolino e Minnie. Potrai cercare quanto vuoi, non troverai nessuna immagine del matrimonio di Topolino e Minnie in un cartone animato, e a buon titolo non esistono. Bisogna solo fidarsi di un'intervista di Walt Disney nel 1933, il quale ha confermato che le due mascotte si sono messe l'anello al dito fuori schermo. Felice coincidenza, l'attore e l'attrice che doppiano le voci originali dei due personaggi si sono sposati nel 1991. Topolino è ovunque. 89 anni fa Walt Disney non poteva immaginarsi che questo innocente topo distratto diventasse un personaggio famoso e amato da tutti. E peraltro il simbolo dell'animazione, dell'innocenza, dell'infanzia e con le sue orecchie ovviamente del più grande parco divertimenti del mondo. Benché il topo sia vissuto per anni tra noi, Topolino non smette di piacerci.
Ma ecco la cosa più interessante. In numerosi dei suoi film, l'azienda Disney ha incluso qualcosa di spettacolare, un fenomeno noto oggi come il topolino nascosto. Essenzialmente si tratta del fatto che in numerosi film d'animazione, nel corso di varie scene, appare improvvisamente l'ombra del topo o un oggetto che ricorda la forma della sua testa. Ad esempio, guarda questa scena del film Cenerentola, in cui le bolle formano la testa di topolino, o la caduta di Pumba nella cascata, guarda, è un topolino fatto di pietra. Ora, eccoci nel mondo acquatico, vediamo Re Tritone con una slitta tirata da delfini e gli abitanti del regno acquatico uscire per incontrare il loro re. Ma aspetta, chi si trova tra la folla? Come hai immaginato, Topolino era presente. Abbiamo finito con i film d'animazione, tuttavia cosa ne pensi dell'apparizione di questo topo in film così popolari come Pirati dei Caraibi? A quanto pare il nostro eroe appare ovunque, devi solo stare attento per poterlo trovare. Ora dicci nei commenti quale di questi segreti conoscevi già. A presto!